nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ed eccoci qua con Sportello Reclami, anche stasera agguerritissimi con le nostre, i nostri strumenti, telecamera, microfono e naturalmente anche bici per muoversi in città, ma oggi andiamo nell'immediata periferia di Arezzo, siamo a Badia Alpino per vedere la situazione di una discarica. Salve, oggi siamo tra Civitella e Badia Alpino, c'è un'altra discarica che ci è stata segnalata. Allora, siamo in una zona che ci è stata segnalata nel nostro profilo di Facebook e ci hanno convinto a venire a vedere perché qui praticamente siamo in presenza di una discarica. Siamo nella strada che porta verso Civitella e praticamente abbiamo qui di fronte anche il Motta Grill che è lungo l'autostrada nell'area di Badia Alpino. C'è una persona ci ha detto di venire a vedere perché si è accorto passando di qui che ci sono numerosi televisori, detriti vari, materiale proveniente da demolizioni, pezzi di armadi e vari rifiuti. Quindi siamo venuti a vedere e infatti ci stiamo rendendo conto che una zona che dovrebbe essere ben pulita è ridotta a una discarica. Viene però spontaneo un appello a tutti questi cittadini, che sono una minoranza però rumorosa, che invece di smaltire i propri rifiuti li abbandonano così dove capita. Allora, praticamente è la zona a ridosso dell'entrata laterale al Motta Grill, praticamente è accanto alla stradina che i dipendenti del Motta Grill utilizzano per andare a lavorare, cioè dove hanno il parcheggio dietro il Motta Grill, l'entrata di dietro. Quindi è una zona che è anche frequentata, gente che passa, però chi ce l'ha segnalata ha detto che è da tanto tempo che la situazione è questa, ci sembra strano che nessuno abbia mai visto niente. Dunque, come abbiamo capito, è tanto tempo che permane questa situazione, ci domandiamo perché nessuno ha mosso dito e soprattutto chi deve intervenire in questi casi. Senza dubbio dovrebbe intervenire in questi casi la forestale, però penso anche il comune facendo degli accurati controlli potrebbe venire a risolvere la questione con l'ufficio ambiente, cioè praticamente dopo lo smaltimento sarà AISA che dovrà farlo. Però deve essere una collaborazione fra tutti, cioè una volta che si rendono conto che questi terreni vengono utilizzati come discariche dovrebbero intervenire o l'uno o che sia l'uno o l'altro, ma andrebbero ripuliti. Linea alla regia, fine della prima parte. Parliamo di discariche, potete voi invece scaricare i nostri servizi che trovate nel nostro sito. Potete accedere dalla pagina Facebook Sportello Reclami, su internet oramai visitatissima, scaricatissimi i nostri servizi, anche il servizio di oggi una volta terminato sarà caricato nel nostro server. Vediamo la seconda parte. Allora, chi deve intervenire in questi casi? Allora, questo cioè non vuole essere un modo di attaccare le istituzioni o comune o forestale, cioè c'è da fare anche un appello ai cittadini perché il modo di smaltire rifiuti non è certo questo, questo è un modo di inciviltà, buttare praticamente detriti provenienti da demolizioni oppure che siano televisori o frigoriferi inquinano l'ambiente, quindi ci sono modi per smaltirli, ci sono i centri di raccolta, c'è l'AISA che se si chiama viene direttamente a casa a ritirarli. Quindi cioè, non si capisce il motivo per cui uno prende quando ha da disfarsi di qualcosa, carica a macchina e butta nel primo posto dove capita. Cioè, quindi oltre che cercare di spingere le istituzioni a dare una ripulita, perché in questo momento c'è bisogno di una ripulita, è l'invito ai cittadini di non avere questo comportamento. Cioè, siamo nel 2013. Basta comportarsi così, siamo civili. Discarica di Badia Alpino, tra Badia Alpino e Civitella, noi siamo andati a sentire il comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato, Claudio D'Amico, il quale gentilmente ci ha risposto.
Sì, purtroppo dice bene, sono frequenti perché di segnalazioni ne arrivano, non dico quotidianamente, ma con una certa frequenza. E il comportamento più appropriato è quello appunto di segnalare la cosa alle autorità, che siamo noi o sia la Polizia Municipale o comunque qualche organo istituzionale, in modo che poi si possa provvedere per la bonifica del sito. Magari, ecco, se ci fossero anche dei dati, delle segnalazioni su chi può essere stato sorpreso a commettere queste infrazioni, sarebbe, diciamo, un elemento utile per poi accertare ulteriormente le cose. Ecco, perché questo è il compito vostro più difficile, no? Capire chi ha fatto questa nefandezza. Senza dubbio, a parte il fatto in sé che già diciamo una cosa, cioè è un reato per cui insomma non, va assolutamente evitato, ma poi anche la bonifica comporta dei costi e non è giusto che siano le istituzioni pubbliche a doverli sostenere. Ecco, allora voi avete un numero verde, avete un numero al quale tutti i cittadini prontamente possono rivolgersi? Sì, il numero di emergenza ambientale del Corpo Forestale dello Stato è il 1515, a cui chiunque può accedere gratuitamente. Ecco. E la raccomandazione, mi raccomando, non abbandonate i rifiuti. Assolutamente. E volendo, ripuliamo anche da noi stessi, cioè certe situazioni magari più semplici, senza dover aspettare sempre anche l'intervento delle istituzioni. Allora, la raccomandazione è sempre la stessa: per smaltire i vostri rifiuti usate canali leciti, fate la stessa fatica ma rendete migliore il mondo in cui vivete. Alla prossima! Sportello reclami @teleturia.it, pagina Facebook, internet, il fax, il telefono, di persona riceviamo le vostre segnalazioni, i vostri reclami davvero nelle più svariate maniere. Ringraziamo a tutti voi per essere ancora una volta stati così attenti nel segnalarci le cose che non funzionano. Abbiamo altre segnalazioni anche per la prossima settimana, per i prossimi giorni, davvero la nostra agenda è piena delle vostre segnalazioni. Intanto riempiamo il nostro sito anche con questo servizio che è subito linkabile. Grazie a voi dell'attenzione, alla prossima, sempre qui su Teletruria. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.